dipartimento. Si trovano a fare una strategia comune, perché questo è l'unico strumento che possa riuscire a dare dei risultati concreti. Oggi siamo onorati di avere qui il maestro Pupi Avati. Io ho passato un paio di minuti con lui e lo ringrazio per il grande piacere, un maestro insuperabile. E lo abbiamo qui nell'anno felliniano,
scorrono 100 anni dalla nascita del mostro sacro come Federico Fellini. Dicevo una frase che spesso amava dire nelle sue interviste: mia madre avrebbe sognato che io facessi l'ingegnere, e invece, avete visto, sono rimasto un aggettivo. Credo che in questa frase di Fellini venga racchiuso anche il significato della scelta per la quale oggi l'Università degli Studi di Messina sta investendo nei settori della cultura, dell'arte, dello spettacolo, ma soprattutto perché ha scelto oggi questa sede. Nelle scorse settimane abbiamo partecipato alle numerose riunioni per il potenziamento del DAMS e siamo davvero, davvero orgogliosi. Il teatro come istituzione sta recitando la propria parte sul vero senso della parola. Io mi auguro, a nome del Consiglio d'amministrazione, del sovrintendente, che poter riuscire a tradurre in fatti ciò che abbiamo chiuso nel nostro documento programmatico, ma la circostanza di avere l'università al fianco in questa condivisione progettuale è per noi un motivo di orgoglio. Care colleghe e cari colleghi, cari amici e amiche del personale tecnico amministrativo, care studentesse e studenti, grazie per la vostra presenza qui. La scelta per il secondo anno, svolgere l'anno accademico fuori dalle mura dell'università, è un segno tangibile della ferma volontà dell'università di essere presente nel territorio, nel pieno rispetto e nella piena consapevolezza del proprio ruolo, che è quello di formare le nuove generazioni. Permettetemi di ringraziare quindi Orazio Miloro per averci dato questa possibilità, ma desidero anche personalmente ringraziare il professor Gaetano Silvestri e il professor Francesco Tomasello, già rettori di questa università, che anche quest'anno ci hanno onorato della loro presenza, segno di un attaccamento per questa prestigiosa istituzione. Desidero ringraziare i colleghi rettori per la loro presenza e augurare al neoeletto presidente della CRUI, Ferruccio Resta, al collega Tira e a tutta la giunta in cui ho avuto l'onore di essere ieri eletto, un buon lavoro, perché il sistema universitario ha bisogno di essere coeso e unito, perché rappresenta realmente l'elite culturale e lo sviluppo reale per il nostro Paese. Oggi abbiamo scelto di fare l'inaugurazione dell'anno accademico a febbraio perché riteniamo che fosse corretto essere giudicati per quello che abbiamo fatto in questi poco meno di 2 anni dall'inizio del nostro mandato. Io sono un ricercatore e non vengo meno all'essere un ricercatore. I ricercatori vengono giudicati sui numeri, sui risultati. Dall'inizio del nostro mandato abbiamo subito affrontato la problematica della visita dell'Anvur, difficile, non nascondendo le nostre lacune, essendo consapevoli dei nostri limiti, e abbiamo compreso che la didattica era una didattica, un'offerta formativa a volte vecchia, difficilmente avesse la volontà di cambiare. E allora abbiamo compreso già l'anno scorso di dover istituire 5 nuovi corsi di laurea e quest'anno altrettanti innovativi sono stati presentati alcuni all'Anvur per la loro valutazione. Una scelta questa che ha avuto il plauso non del mondo accademico ma degli studenti. Un aumento del 15% di immatricolati, contro tendenza per molti atenei del sud, è segno che le famiglie e i nostri giovani ci hanno dato fiducia e noi faremo di tutto per non tradire la loro fiducia. Abbiamo rafforzato il rapporto col territorio, siamo riusciti, e permettetemi di prendere spunto da questa diapositiva per ringraziare tutta la squadra di governo e soprattutto il professor Moschella, che dall'inizio del mio mandato mi è sempre stato accanto,
Aver ottenuto l'accreditamento ministeriale alla sede di Priolo è un grande successo dell'Università e in queste sedi di Noto e Priolo abbiamo potenziato l'offerta formativa completando i cicli delle triennali con una nuova magistrale e a Priolo aprendo due nuovi corsi di laurea. Ma soprattutto mi preme ringraziare il rettore di Ainacore, il professor Gianni Puglisi, che ci coordina con una lungimiranza e con una coesione fondamentale per tutto il sistema universitario siciliano, perché abbiamo tutti compreso che collaborando insieme renderemo ancora più competitivo un sistema universitario regionale che già è competitivo.